Siete preoccupati per quello che sta succedendo? Ma senz'altro, no? Ormai è da tempo che si ripetono queste situazioni e quindi si dovrebbero prendere dei provvedimenti. Ora il Comune ha deciso di spostare la sabbia, credete che sia un intervento risolutivo? Ma per me no. Per me no, anche perché io ho fatto questo tipo di lavoro negli anni passati e so che non risolvono nulla. Pare evidente quello che è il rischio per la popolazione, oltre che anche per la mia attività. Però gli interventi sono molto superficiali, ridicoli, tardivi, perché questa situazione che vediamo è stata fatta dopo una serie di pressioni varie, ci sono state date risposte che la Protezione Civile non avesse neanche i soldi per poter intervenire. Purtroppo, se non ci scappa il cosiddetto caso del morto, non interviene nessuno. Vi sentite in pericolo? Certo che c'è il pericolo, c'è senz'altro. Perché una volta qua la spiaggia era, da quando hanno fatto quei lavori lì alla passeggiata, il mare qua si sta portando tutto. Lei vive qui? Signorina, so una cosa, che io ho un pezzettino di terreno di domanio, si sta buttando a casa e mi è arrivata una carta di pagare quasi 20.000 euro, perché c'ho un pezzettino abusivo. Ora proprio entro aprile devo pagare. Si sta buttando i casi e vogliono essere e vogliono i soldi. Noi forziamo e pretendiamo la barriera soffolta perché è l'unica soluzione dove loro ci possono salvare, ma non soltanto a noi negozianti, ma a tutte le persone che hanno fatto tanti anni di sacrificio, le loro case si stanno perdendo tutte, ma debbono fare questi lavori immediati, perché noi ringraziamo la Protezione Civile che ci sta venendo incontro, ringraziamo anche a coloro che ce l'hanno mandati, però è uno spreco di denaro proprio inutile.